E per quanto mi riguarda, la degustazione delle acque la facevo già da parecchio tempo per me, per riguardare, perché volevo capire di più delle acque, e avevo già individuato, grazie al fatto che sono nato in un paese dove ci sono acque termali, e quindi fin da bambino sapevo che le acque erano diverse, che le acque non sono tutte uguali e che non si possono bere allo stesso modo. Quindi poi, anche con l'esperienza fatta in altri paesi, nella situazione di altri paesi, quindi, ma avendo sulle tavole anche altre acque minerali, mi ero accorto che non, le acque erano molto diverse tra loro e che non tutte erano adatte alla ristorazione, comunque la ristorazione, comunque alla gastronomia. Quindi quando ho posto la domanda se si poteva gustare l'acqua, se poteva bere, eccetera, eccetera, ovviamente disse di sì, e da allora abbiamo scritto qualche libro in tre volumi che sono chiamati Water Codex, qui c'è la copertina del primo, che prendono in considerazione quindi la degustazione, l'abbinamento e l'aromatizzazione anche con altre bevande che vengono servite a tavola. Quindi la prima considerazione che è stata fatta è proprio di dire ma l'acqua perché è importante, l'acqua minerale? Perché intanto perché l'acqua e l'acqua minerale è l'unica bevanda che a tavola c'è sempre in tutto il mondo. Quindi magari non c'è il vino, non c'è la birra, non c'è altro, ma l'acqua c'è sempre. Quindi già questa è una cosa importante. Poi noi abbiamo la fortuna in Italia, come avete sentito, di avere tante acque minerali e Nestlé ha, penso, la parte più importante. Perché è una bevanda che soprattutto nel futuro diventerà sempre più preziosa e sempre più importante anche dal punto di vista della gastronomia, che va a sostituire anche tante di quelle bevande alcoliche che sappiamo non sempre fanno bene alla salute. Quindi sta diventando veramente qualcosa che prende sempre più piede e apprezzamento proprio da parte del consumatore. Detto questo, poi siamo passati alla fase di come creare un metodo di degustazione che non esisteva ovviamente allora e essendo sommelier di formazione mi sono detto la cosa migliore è cercare di creare una metodologia che sia simile a quella della degustazione del vino, da dove abbiamo preso numerosi spunti anche per altre metodologie, perché la degustazione del vino è la più completa, quindi possiamo estrapolare quello che ci serve per l'acqua e soprattutto per chi è un operatore del settore che è già abituato a degustare i prodotti in questo modo. Quindi con quella metodologia gli è più facile degustare anche l'acqua, quindi un passaggio molto semplice, no? E tutti lo possono comprendere rapidamente. Le altre considerazioni sono state queste, quindi l'acqua a tavola è la prima ad arrivare, l'ultima ad andarsene, nel senso che l'acqua rimane sempre, no? Quando uno arriva al ristorante, addirittura in certi paesi l'acqua la trovate già sul tavolo, non minerale magari, ma c'è sempre, e viene lasciata perché in effetti può accompagnare il cibo, ma semplicemente servire per dissetarsi. È essenziale per accompagnare e armonizzare tutti i cibi, tutte le bevande che vengono servite, perché fa un po' da legame con tutto, no? Non lo sappiamo questo, non ci pensiamo, ma in effetti è quello che succede, perché quando dobbiamo teoricamente pulirci la bocca non beviamo il vino, beviamo altre bevande, ma beviamo un sorso di acqua. E poi ovviamente partecipa, conoscendo appunto che le acque, le loro caratteristiche, fa partecipare all'esperienza gastronomica, cioè quella che aiuta ad esaltare tutte le sensazioni per le quali noi a volte, almeno, ma non sempre male, ma in certi ristoranti, andiamo proprio per apprezzare tutto quello che ci viene servito, proposto e servito. Dicevo che la degustazione dell'acqua avviene come per il vino, questo è in tre fasi. L'esame visivo che è più forse scontato per l'acqua, mentre per il vino c'è una gamma di colori, di altre percezioni che abbiamo, per l'acqua ce ne sono solo due in effetti, deve essere incolore, deve essere assolutamente pulita e limpida, e può avere della carbonica, quindi dell'anidride carbonica, che sono le due o tre cose che noi osserviamo e finisce lì, e deve presentarsi in questo modo ovviamente, perché altrimenti potrebbe farsi destare qualche sospetto. All'esame olfattivo invece è una di quelle cose che a volte fanno un po' sorridere, però è già stato accennato anche dal dottor Viola che l'acqua hanno dei sapori ma anche dei profumi, che sono dovuti dal loro percorso per arrivare prima alla sorgente, no? Perché? Perché accumulano attraverso questi passaggi determinate sostanze dei minerali e quindi questi minerali combinandosi tra di loro danno comunque un sapore e un profumo all'acqua. Per chi non è abituato magari è un po' più difficile percepire soprattutto le prime volte questi profumi e questi sapori, sapori un po' più facili, perché sono solo quattro, ma i profumi sono diversi. E poi perché i profumi delle acque sono ovviamente, anche quando si parla di intensità, è un'intensità ridotta rispetto a quello di altre bevande. Quindi a volte se non c'è questo allenamento è difficile distinguere, però in questi due bicchieri che sono stati studiati apposta per le acque piatte e le acque frizzanti, sentirete anche queste differenze a livello di profumi. E vi posso dire che come per il vino
si riconosce il vino al profumo principalmente più che al sapore, per l'acqua è la stessa cosa, si riconosce molto bene al profumo e qualche volta beh, anche il sapore aiuta a capire quale tipo di acqua è. Quindi già individuando i profumi già si capisce su quale tipo di acqua ci stiamo orientando e la degustazione viene facilitata. All'esame gustativo ovviamente, come avviene per il vino cialdoro, principalmente i quattro punti base della lingua, due base, i quattro punti sulla lingua sulla quale si percepiscono determinate sensazioni e che ci permettono di individuare anche qui alcune sensazioni come sono sulla punta la morbidezza, la dolcezza, la percezione dolce perché ci sono zuccheri nell'acqua, sui bordi l'acidità, la salinità, la sapidità e la mineralità e sul fondo qualche volta una leggera sensazione amarognola, mentre al centro avremo la percezione delle sensazioni tatte dovute principalmente al pizzicore dell'anidride carbonica. E ovviamente come per tutti i prodotti che hanno una qualità, che esprimono una qualità, che, ripeto, come per il vino sono dovuti al territorio, al terreno, eccetera, c'è anche una persistenza, quindi una finezza, una ragazza, ma una persistenza di gusto. E sarete sorpresi ora di sentire quanto dura la persistenza di queste due acque, che non è da poco, perché quando avrete la possibilità di confrontarle anche con altre acque sentirete che la persistenza è molto più breve, a volte quasi percettibile. E questo è quello che fa la differenza tra quale possiamo definire, tra virgolette, le acque da gastronomia rispetto a quale. Le altre acque sono magari adatte in altri momenti della giornata per bere qualsiasi necessità.